Ciao a tutti amici di Poker Italia Web, siamo con il nostro Piuello Maccardo da Poker Italia Web, pokerstars.it, però purtroppo siamo out. Questo... Purtroppo sì. Ascolta, in ogni caso, torneo giocabilissimo, mi è parso di capire. Mi sembra che il field fosse abbastanza complicato, me lo confermi? Molto difficile, è chiaro che questi livelli qui su un 2002 è difficile la gestione, la nuova guardia, i tribettatori e i forbettatori sono ad ogni angolo, via. Bisogna avere tanta pazienza, tanta costanza, cercare di giocare il poker migliore. E va bene se deve andare bene, poi accade anche l'impensabile. Ascolta, ma preferisci avere un tavolo di italiani molto chiusi o di stranieri che te le tirano un po' addosso? Allora, io ho fatto un bel raddoppio con uno straniero che me ne ha tirate tante addosso. Secondo me il giusto equilibrio, come al solito, è avere un tavolo di giocatori tight che comunque riescono a gestire il tavolo. Se poi c'è qualche straniero, anche qualche giovane italiano che te li tira addosso, è piacevole averli al tavolo, via. Ascolta, vedo che sei in buona compagnia qui, ma tua moglie non dice niente. No, mia moglie ormai si è rassegnata, poverina. È a casa che aspetta soltanto che io ritorni e mi chiede com'è andata. Per me va sempre benissimo, perché alla fine è sempre bello. Esatto, infatti lo confermi, no? Il poker live, al di là del torneo, del gioco, del poker, così è anche un modo, insomma, è un grosso carrozzone che si rincontra. E le amicizie sono quelle che si fanno sicuramente live, sono molto ma molto diverse da quelle che si riescono a fare online. Online sono delle parole scritte in chat, dei commenti, delle analisi di mani, però poi quando la incontri la persona è anche un fatto di pelle, cioè il gruppo si crea, ci si rivede ai vari eventi ed è veramente bello rincontrarsi. Ascolta, giocherai qualche altro evento durante questo Italian Poker Tour oppure ci diamo appuntamento al prossimo evento? Probabilmente stavamo valutando di fare il side che comincia tra qualche ora per quanto riguarda questa tappa. Poi in futuro le altre tappe, sicuramente il prossimo IPT ci sarò, sto valutando se fare il mini IPT a Nova Gorica. Lì è un po' il discorso dei giovani tribettatori, come li chiamo io, bisogna stare un attimino più attenti e poi non abbandono lo Shark, perché lo Shark comunque è un bel torneo alla fine. L'ultima domanda al volo, avevo sentito a San Marino che sei un grande lettore, che libro stai leggendo? Ma adesso sto leggendo un libro che tutti conoscono, allora, a parte gli scherzi. Il libro che leggo sempre, adesso posso sembrare stupidotto, ma è un libro a cui tengo tantissimo, è la Bibbia, e quello è sempre sulla mia scrivania, la leggo sempre. Adesso sto leggendo un libro che mi piace più che altro perché sono tante storie di vita vissuta. Mentre dico questo, cercando il nome dell'autore, che è il direttore della Stampa, mi sfugge, il figlio del commissario Calabresi, che è direttore della Stampa, ha scritto un libro bellissimo, mi sfugge il nome, che consiglio di leggere perché sono 6 o 7 racconti o 6 o 7 reportage di quando lui è stato negli Stati Uniti ad accompagnare la campagna elettorale di Obama, e in pratica si può racchiudere in un unico titolo: ce l'hanno fatta. Ti racconta storie di persone che, o situazioni o città, addirittura ci sono country che con la chiusura degli indotti per le autovetture sono andati in crisi totale, eppure inventandosi un museo, inventandosi qualcosa di attrattivo, ce l'hanno fatta. Secondo me è un libro che dà tanta motivazione, mi piace tantissimo, e Calabrese è bravo. Allora ti consiglio Dominique Lapierre perché siamo più o meno sulla stessa linea d'onda e speriamo di ritrovarti domani alla fine del 1000 e poter dire ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Un saluto a tutti i pivelli. Ciao. Ciao, ciao.